Salve popolo di Fortnite e benvenuti in questo video, io sono Marsek e oggi signori siamo tornati qui tutti insieme con l'episodio numero 19 dei miti di Fortnite. Una nuova settimana è iniziata e 5 nuovi miti ci stanno chiamando anche oggi per essere sfatati insieme a voi. Miti che scrivete voi direttamente sotto negli episodi così da sfatare e portare avanti la serie. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale di Fortnite Italia cliccando su quel pulsantino rosso e cliccando sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti di Fortnite. Ultimamente vedo poca partecipazione da parte vostra, quindi condividete il video con tutti i vostri amici così che anche loro possono avere qualche possibilità per partecipare. E ora noi andremo a sfatare 5 miti. Iniziamo con il primo mito. E con noi abbiamo Raven406 che ci scrive: se svuoti una tannica di benzina e poi la colpisci, esploderà? Andiamo subito a provare! Vero! Svuotando una tannica di benzina e poi successivamente sparandola, essa esploderà. Quindi è come se ci fosse dentro ancora qualche goccia di benzina che farà scattare la fiamma e la farà esplodere. Il mito è confermato, quindi con o senza benzina, sparandola, la tannica di benzina esploderà e creerà dei danni all'ambiente. Raven406, ti ringrazio per la partecipazione per aver scritto questo piccolo mito curioso. Passiamo al secondo mito con Rich il Pro YouTube che ci scrive: se lancio un compagno atterrato in un rift, lui potrà aprire il deltaplano? Seguo questa serie dall'inizio, ma sei un veterano Rich, ora andremo a provare il tuo mito. Falso, prendendo in spalle un alleato atterrato vicino al rift e dopodiché lanciandolo dentro il rift, a quanto pare il nostro alleato attraverserà il rift, quindi non entrerà, non sarà teletrasportato, non potrà aprire il deltaplano, eccetera. Quindi il mito è sfatato, non è possibile far volare un alleato mandandolo all'interno del rift. Rich il Pro, io ti ringrazio per la partecipazione, hai scritto un mito molto carino. Passiamo al terzo mito dell'episodio con Albus Silente che ci scrive: è possibile far entrare un robot Stark hackerato dentro a un rift, magari con una fiocina o con un veicolo? Se sì, ti seguirà mentre è in aria? Andiamo a scoprirlo! Vero, i bot di Stark hackerati hanno la possibilità di prendere il rift per poi scendere in picchiata e aprire il deltaplano in automatico appena raggiungono un limite minimo d'altezza. Pertanto sono riuscito a farlo salire sopra la montagna di Stark, quindi se io in quel momento avessi avuto la brillante idea di salire sulla montagna, il bot riesce a salire anche sulla montagna di Stark. Ovviamente aprirà il deltaplano in automatico raggiunto un limite minimo d'altezza, quindi prima scenderà in picchiata. Ma in ogni caso, anche se non ci seguirà in volo, il mito secondo me è confermato, poiché il bot ha preso il rift anche da solo senza nessun aiuto. Albus Silente, io ti ringrazio per la tua partecipazione. Passiamo al quarto mito di oggi con William Storchi che ci scrive: ma se vado in una struttura molto alta e uso lo scatto dei guanti di Wolverine all'ultimo secondo, sopravvivrò? Avendo provato già con altri poteri, perché non provare anche con i guanti di Wolverine? Andiamo a provare! Possibile, il mito non è né confermato e né sfatato, è una via di mezzo. È possibile evitare il danno da caduta attivando lo scatto dei guanti di Wolverine all'ultimo secondo, sempre se noi però andassimo a far completare tutta l'abilità, altrimenti il nostro personaggio si spiaccicherà al suolo. Quindi facendo completare tutta l'abilità, il mito è in parte confermato. In caso provassimo ad attivarlo all'ultimissimo secondo, ma l'animazione non finisce del tutto, il nostro personaggio si spiaccicherà al suolo, quindi fate bene attenzione e fate completare l'animazione. William Storchi, ti ringrazio per la partecipazione, grazie mille! E passiamo al quinto e ultimo mito con Torcianti Ettore che ci scrive: ma se noi usiamo il potere di mistica per diventare uno scagnozzo, possiamo aprire una cassa degli scagnozzi con la scansione? E noi andiamo a provare il tuo mito.
falso? A quanto pare no, non è possibile aprire una cassa e rubare tutto il loot attraverso il completo di uno scagnozzo presente a Parco Pacifico, poiché non ci siamo trasformati con la cabina, ma bensì abbiamo utilizzato l'emote di Mistica. Quindi il gioco giustamente non ci riconosce e non avremo accesso alla cassa. Mi dispiace per il mito sfatato, ma io, Ettore, ti ringrazio ugualmente per la tua partecipazione. Ebbene sì ragazzi, anche l'episodio di oggi è giunto al termine. Come sempre vi ricordo di lasciare un bellissimo mi piace qui sotto al video, di lasciare un commentino tattico utilizzando l'hashtag MidiFortnite, così vi provare a partecipare anche a futuri episodi. Voi, i vostri amici, parenti, con chiunque voi condividerete ora questo video. Ebbene sì, da circa una settimana ho sbloccato Mistica, quindi posso sfatare anche i miti di Mistica. Quindi scriveteli qui sotto, continuate a scrivere miti in tema Marvel oppure anche miti normali, basta che siano originali e siano vostri. Spero che anche l'episodio di oggi vi abbia intrattenuto. Se così fosse, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Fortnite Italia cliccando su quel pulsantino rosso e cliccando su quella campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti di Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro un buon inizio di settimana, ciao a tutti.